Pronto a decidere Ale, il primo campo macerie per le unità cinofile. Influenza A scatta la preoccupazione tra la gente. Cambiamenti del clima, ecco alcune norme comportamentali. Murbitragio a Trapoli, pronto un primo bilancio dei danni. Comuni chiedono lo stato di calamità. Benvenuti a questo appuntamento settimanale con DRPC Informa, il magazzino informazione del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Nasce ad Acireale, in provincia di Catania, il primo campo macerie di addestramento per le unità cinofile, una specializzazione che richiede particolare addestramento tra il conduttore e il nostro amico a quattro zampe, il servizio di Fabio Balalà. Oggi è la giornata del gruppo Cinofili Acese. È la giornata del suo presidente, Maria Riosto, che vede realizzato il sogno di una vita. Un campo addestramento, ma soprattutto un campo macerie, il primo in Sicilia un campo che sarà utilizzato per allenamenti, per esercitazioni e per le abilitazioni, quindi per i brevetti. E abbiamo capito quanto sia importante l'azione dei cinofidi, quindi azioni di ricerca e soccorso, specialmente in occasione di calamità serie. C'è un'attenzione a livello regionale e anche oltre perché sicuramente in questo settore è un punto di riferimento anche a livello nazionale. I volontari vanno incoraggiati e sostenuti. Nel nostro paese da sempre sono la forza della protezione civile. I volontari della protezione civile sono una struttura decisiva per il paese e questa iniziale mi pare effettivamente una delle meglio organizzate, e delle meglio strutturate e quindi dobbiamo far sentire a loro la vicinanza delle autorità. Il campo Macerie, realizzato con fondi del Dipartimento Regionale e della Provincia di Catania, darà la possibilità a tutte le unità cinofile dell'isola di sostenere esami per il brevetto in Sicilia, senza costose e faticose trasferte. Questo campo ci darà la possibilità di poter abilitare più cani, come unità da soccorso, in particolar modo per quanto riguarda la maceria, perché la superficie possiamo utilizzare dei boschi e ne abbiamo tanti. Per quanto riguarda la maceria, è il primo campo in Sicilia che nasce con l'emblema del Dipartimento della Protezione Civile. Abbiamo cercato di creare una scena quando mai veritiera, in modo che così il cane, come vedete, cammina sui mattoni rotti, sulle travi di cemento, troverà del ferro. Quindi sono tutti materiali che lui generalmente non conosce. Così qui impara a conoscerli e impara a non avere paura dei materiali su, sui quali cammina. L'arrivo del freddo suscita preoccupazione tra la gente che collega la nuova influenza stagionale al virus AH1N1. Cerchiamo di capirne di più in questo servizio di Gino Morabito. Ma eh, non sono proprio molto informato, però insomma, non, eh, non avere troppo panico, non eh, cercare di... Secondo lei è una pandemia oppure i termini sono abbastanza troppo, troppo enfatici per ora su questo discorso? Uh, sì, forse in questo momento sono un po' troppo enfatici. Cosa ne penso? Che è una cosa molto pericolosa... Eh e che comunque credo che gli enti preposti si stiano muovendo, almeno dalla trasmissione che ho seguito ieri sera sembra che sia, ci siano gli estremi per controllare la pandemia. Continuerà tranquillamente io a fare quello anno, che ha fatto. Io lavoro, io sono a contatto col pubblico e non credo di potermi fermare. Beh, <ride> Un po' di fatalismo siciliano, quando viene ce la prendiamo. Tanta confusione e poca chiarezza nell'informazione alla popolazione rischiano di generare panico poco giustificato sul nuovo tipo di influenza che si sta velocemente diffondendo in tutto il mondo. L'OMS ha sottolineato il carattere moderato di questa pandemia. Come precisato da tutte le istituzioni, il massimo livello di allerta per la nuova influenza non è dovuto alla gravità clinica dei sintomi, ma alla grande diffusione geografica del virus, con la conseguente possibile paralisi di interi comparti amministrativi, dei servizi essenziali o dell'ordine pubblico e della sicurezza. L'Italia dispone di un preciso piano concordato con gli Stati dell'Unione Europea di preparazione e risposta ad un'eventuale pandemia influenzale e di ampie scorte di farmaci antivirali da utilizzarsi in caso di necessità. Non ci resta che ribadire la necessità di attuare tutte quelle norme comportamentali più volte ricordate dai media e di rivolgersi al proprio medico di famiglia nel caso i sintomi influenzali si dovessero manifestare in maniera evidente. Con l'arrivo dell'autunno, un'ondata di maltempo ha interessato la Sicilia, riproponendo il problema della sicurezza del cittadino. Allagamenti, esondazioni, frane sono gli effetti determinati da una pianificazione territoriale poco accorta. Questo, quanto è accaduto lunedì scorso in via Leonardo da Vinci a Palermo, dopo un'intensa pioggia pomeridiana una fiumara ha attraversato la città, sino a scaricarsi a mare. Ci siamo permessi così di ricordare alcune semplici regole di comportamento da adottare in caso di eventi alluvionali, sia nei centri urbani che fuori. Il servizio è di Antonio Criscione. Forse non tutti sanno che il 45% dei comuni italiani è ad elevato rischio idrogeologico e i danni da frane o alluvioni sono superiori a quelli causati dai terremoti in Italia. Ma quando il dissesto è avvenuto o addirittura è in corso, come dobbiamo comportarci? Staccare la corrente elettrica, mettere in, eh, in posizione sopraelevata laddove è possibile quei beni che, possono, che potrebbero essere danneggiati dall'acqua, evitare di mettersi in situazioni di eh, criticità, quali per esempio i sottopassi. Stare attentissimi nei casi in cui ci sono flussi di acqua trasversali che possono prendere l'automobile se uno si trova in automobile e trascinarla a valle, quindi evitare assolutamente di passare da attraversare torrenti nei quali ci sono passaggi a guado, nell'ipotesi malaugurata che ci si debba trovare in mezzo per esempio a un fenomeno franoso, allora la situazione può diventare assolutamente critica. Il nubifragio delle scorse settimane non ha interessato solo la provincia di Palermo ma ha colpito la provincia di Trapani. Richiesto lo stato di calamità da parte dei comuni. La protezione civile regionale ha quantificato già i danni a culture, immobili e attività commerciali. Il servizio di Giovanni Basciano. I danni maggiori li ha subiti il comune capoluogo con circa 60 milioni di euro. 5 milioni e mezzo il comune di Alcamo, 3 milioni e 100 Favignana, 2 milioni Erice, 1 milione e mezzo Valdelice e mezzo milione Salemi. Centinaia le attività commerciali e artigianali interessate, danneggiate a gran parte della merce, degli arredi e delle attrezzature, danni ingenti anche nel settore agricolo. Circa 2 milioni di euro di danni li ha subiti la SOSALT, azienda trapanese che produce sale, compromesso quasi tutto il raccolto e parecchi danni anche alle infrastrutture. L'amministrazione provinciale di Trapani e i comuni più colpiti hanno richiesto alla Giunta regionale lo stato di calamità naturale, che dovrebbe essere firmato a giorni. Il Dipartimento regionale della protezione civile sta nel frattempo eseguendo una serie di sopralluoghi per la verifica dei danni e per individuare quali sono stati i punti critici e come eventualmente intervenire. Prima di chiudere vogliamo ricordare due amici che hanno partecipato con noi a tante emergenze che ci hanno lasciato, Antonio Mistretta di anni 28, volontario di protezione civile dell'Associazione Leali di Palermo e Alessandro Falsone della Guardia Costiera Ausiliaria di Messina. Hanno perso la vita purtroppo in due tragici incidenti. E con questo è tutto, si conclude qui il nostro notiziario di informazione. Vi ricordiamo che i servizi sono visionabili alla pagina www.protezionecivilesicilia.it. L'appuntamento è per la prossima settimana, grazie di averci seguito.